Buonasera a tutti e grazie per l'invito. Rivolgo il mio saluto ai rappresentanti delle istituzioni cittadine che ringrazio e a quelli dell'Associazione del Territorio Ternano che hanno sempre sostenuto la realtà LGBT di Terni. Permettetemi di rivolgere un saluto speciale, pieno di affetto e di amicizia, a colei che in un certo senso lo scorso anno ci ha tenuto a battesimo venendo ad una delle nostre prime serate a Terni, Irina Ciccone di Spazio Bianco. Grazie. Lo scorso anno a luglio abbiamo iniziato ad organizzare insieme con il Già Gruppo, oggi associazione Se Domani, delle serate a Terni in un locale che si chiama Masa Caffè in via Carrara 12, serate LGBT per persone lesbiche, gay, bisex e transessuali. Ma abbiamo voluto mantenere fermi due punti. Il primo che fossero serate hetero-friendly, cioè aperte a tutti, e con grande gioia e soddisfazione abbiamo registrato sin da subito una massiccia presenza di persone eterosessuali, di coppie e di famiglie. Il secondo punto che abbiamo voluto mantenere fermo è che queste serate rimanessero principalmente un luogo di incontro, di aggregazione, di socializzazione, per conoscersi, più che una discoteca vera e propria, perché le discoteche già ce ne sono tante sul territorio nazionale. Abbiamo voluto che conservasse questa peculiarità. Quindi oggi un luogo c'è, noi abbiamo dato a questa città, abbiamo creato quello che abbiamo definito uno spazio vitale per la comunità omosessuale, ternana e non solo. Ora io rivolgo un appello ai presenti, portate questo messaggio anche a chi non c'è stasera. È vero che le nostre serate sono caratterizzate sempre da un'ampia partecipazione, c'è sempre un grandissimo entusiasmo, e una grande emozione, un grande coinvolgimento. Ed è vero che ci sono persone che vengono da gran parte del Lazio e da tutta l'Umbria, però noi facciamo affidamento e contiamo soprattutto sulla comunità ternana, sull'appoggio della cittadinanza ternana che, devo dire, dall'inizio ci ha tenuto per mano, non ci ha lasciato mai soli, e questo personalmente mi ha profondamente colpito e commosso. Quindi, quando potete, se volete, venite a trovarci perché vi aspettiamo. Io voglio chiudere questo mio breve intervento ribadendo con forza un concetto che ho già espresso anche di recente durante una trasmissione radiofonica proprio con il presidente di Se Domani, Emanuele Benedetti, e riguarda il rapporto tra Se Domani e il picante. E mi piace usare un'espressione che racchiude il senso di questo rapporto e lo spiega: ut unum sint, affinché siano una cosa sola. Le due entità, Esse Domani e il picante, sono solo formalmente separate e distinte perché le cose da fare sono tante e sono diverse e ognuna ha il suo ambito di pertinenza, ma sono sostanzialmente unite, sono una cosa sola, due realtà, due entità indivise e indivisibili. E questa unità si manifesta attraverso la continua e costante collaborazione reciproca, attraverso la sinergia e l'unità d'azione, e soprattutto attraverso un profondissimo legame di amicizia che ci unisce da anni. Questo dell'unità. Questo dell'unità è un valore, anzi il valore fondante della realtà LGBT di Terni, il nostro punto di forza per il quale ci siamo battuti tanto io, Emanuele e Roberto. A Terni siamo uniti. Grazie.